Allora, buonasera a tutti. Riuscite a sentirmi? Datemi gentilmente una conferma in chat. Ciao Max, perfetto, vi ringrazio. Allora, benvenuti a questo webinar. Io mi chiamo Costantino Zenono, sono il responsabile italiano di TopFX. Questa sera abbiamo per la prima volta come TopFX, come ospite, Massimo Rea. Massimo Rea, che ha un importante curriculum nel trading e sono molto felice di organizzare questo webinar con lui questa sera. Trada da 19 anni, ha sviluppato per 7 anni HFT per società americane che le fornivano agli istituzionali, a hedge fund ed altre società, formatore dal 2010 ed è anche un programmatore e sviluppatore. Infatti, peraltro, questo webinar, i partecipanti, per ringraziarvi della vostra partecipazione, per festeggiare questo primo webinar insieme con Massimo Rea, vi fornirà il suo indicatore sul volume profile. Benvenuto Massimo, grazie della tua disponibilità. Buonasera, salve Costantino e grazie per l'invito, ovviamente. È sempre un piacere. Lascio ora la parola a Massimo per entrare nel vivo di questo webinar. Ti lascio anche la condivisione dello schermo. Allora, Sì. interrompo lo share e ti rendo host. Perfetto. Prova a fare share, dovresti riuscire adesso. Sì. Ok. Ottimo. Ora. Mi dite in chat se vedete la schermata, per favore? Si vede. Si vede, perfetto. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar. Oggi parliamo, innanzitutto voglio salutare anche Tommaso, non so se ci sia già, comunque lui del gruppo Telegram Wall Street Up and Down ha organizzato insieme a TopFX questo webinar, quindi ringraziamo anche lui per la gentile richiesta. Grazie Tommaso. Allora, iniziamo con il webinar. Oggi l'argomento del giorno che andremo a trattare saranno i cap and handle e le Gravystone e le Dragonfly Doji. Allora, innanzitutto iniziamo a vedere. Buonasera Barbara, benvenuta. Allora, andiamo a vedere intanto che cosa sono, di che cosa stiamo parlando in merito al cap and handle, che è in pratica, per quanto riguarda l'analisi tecnica classica, si parla di una tazza con il manico. Sono delle formazioni che vengono fuori generalmente sui mercati azionari indici, queste tazze con il manico. E poi andremo a vedere anche che cosa stanno ad indicare queste conformazioni, perché si formano queste tazze. Successivamente andremo a vedere anche poi le formazioni delle Gravystone e delle Dragonfly. Le ho messe insieme ovviamente perché l'una è la speculare dell'altra, quindi farne una e non considerare l'altra mi sembrava inutile, quindi giustamente andremo a trattare anche le Dragonfly Doji. E anche qui andremo a vedere il significato di queste candele, perché si formano nell'analisi tecnica candlestick pattern in questo caso, e quindi che cosa andiamo a fare nel caso in cui si presentano. Allora, prima cosa andiamo a spiegare che cos'è un cap and handle. Ci perdo 2 minuti sia per le cap and handle che per le doji, perché voglio andare subito sui grafici per mostrarvi come si opera con esse. Allora, le cap and handle sono, come vi ho detto in precedenza, sono delle formazioni di tazza con il relativo manico. In linea di massima, tradizionalmente, sono dei pattern di inversione del trend, ossia vi è da un trend ribassista si va a un trend rialzista in questo caso, oppure per quella che riguarda quella rovesciata, inverted, si arriva da un trend rialzista con la conformazione del cap and handle inverted, si va poi successivamente in un trend ribassista. Ovviamente non è matematico, ma in linea di massima il prezzo ha una reazione quando avvengono questi pattern. Come si va ad operare? Per quanto riguarda l'analisi tecnica basica, si va a fare in questo modo. Lo stop loss, per quanto riguarda l'analisi tecnica, viene messo sotto o al di sopra, a seconda di quale tazza si presenta,
al di sotto del manico o al di sopra del manico se è invece l'HP handle classico. Per l'inverted è sopra il manico. L'ingresso invece, scusate, il target per quanto riguarda l'analisi tecnica classica è l'altezza in base al secondo massimo, non al primo, all'ingresso del prezzo, ma al secondo massimo vicino alla TA, vicino al manico, da quel massimo al minimo, ok? Da quel minimo, scusate, al massimo per quanto riguarda l'inverted è il contrario per quanto riguarda quella classica. Quindi l'altezza della tazza sarà il nostro target in merito all'analisi tecnica. Come si fa ad entrare e qual è il segnale di entrata? Il segnale di entrata ce lo dà la nostra neckline, ossia la linea che va a spezzare al momento in cui viene fatta una candela che rompe la neckline, che è quella che unisce i due massimi della cup and handle. Quindi se si avviene una candela decisa di impulso che rompe la neckline, allora in quel caso si ha un segnale di entrata. Questo per quanto riguarda la cup and handle. Mentre andiamo a parlare adesso delle due doci, la Gravestone e la Dragonfly non sono nient'altro due candele che non hanno alcun corpo, bensì hanno l'apertura e la chiusura uguale. Per quanto riguarda la Gravestone, il minimo sarà uguale al massimo, scusate, all'apertura e alla chiusura. A differenza invece, la Dragonfly invece avrà come massimo uguale all'apertura, alla chiusura e quindi uno spike verso il basso. Questi generalmente sono segnali di inversione del trend. Quindi per quanto riguarda il candlestick pattern, questi stanno ad indicare un'inversione del trend, ok? Con le slide abbiamo finito, così andiamo direttamente sui grafici perché preferisco, è da lì che si impara, non sulle animazioni, sulle slide. Quindi andiamo direttamente lì, chiudo questa. Ok, allora iniziamo prima e andiamo a vedere subito, vi faccio vedere dalla Trading View una mia analisi del 20 luglio dove ho fatto un cup and handle in merito al euro dollaro. Questo era sul giornaliero. Ovviamente ragazzi, se avete domande e qualcosa non vi è chiaro, fatele senza problemi, ok? Rispondo nell'immediato. Allora, questo era il cup and handle individuato, come potete vedere questa era la fase di lateralità che vi era in precedenza, finché alla rottura della media 200 abbiamo visto questo impulso che ha formato la tazza. Successivamente vi è stata la conformazione del manico. La neckline, che è quella che unisce i due massimi della tazza, in questo caso era stata violata, poi con una candela rossa è ritornato dentro, ma la conferma ce l'ha data la candela successiva. Ok? Poi, come ben sapete, penso l'avete già visto, il proseguimento è stato questo. Però adesso andiamo ad analizzare che cosa io ho fatto per tradare questa tazza, perché non basta soltanto aver trovato un cup and handle, ovviamente. Ma quando si va a fare un'analisi la facciamo completa e vi faccio vedere anche che cosa c'entra nel volume profile, motivo per cui oggi lo andiamo a regalare. Allora, qui siamo sulla MetaTrader, andiamo su euro-dollaro e questa è la nostra tazza. Purtroppo la MetaTrader non ha la conformazione tazza, quindi non vi posso fare un mezzo arco, posso mettere al massimo un triangolo solo per farvi capire. Okay, e questo è il manico, però la togliamo perché non ha niente a che fare. Questa è la nostra neckline, quindi questa è la candela che ha tentato di rompere, la successiva ha rotto, retest e poi è partito. Perché io sono entrato o perché voi avreste potuto entrare nonostante la neckline ci diceva di entrare, ma come poteva avere altre conferme per avere questo trade? Perché non basta avere un cup and handle per fare un'operazione. Primo punto, vado sul settimanale. Come vedete, l'euro-dollaro è decisamente in debolezza rispetto, l'euro rispetto al dollaro è decisamente in debolezza. Dal 2018, 2008,
fatto, possiamo vedere che è in continuo decrescere. Ce lo dice anche questa trend line, e in questo periodo c'è stato appunto il tocco. Ok? Come ci è arrivato a fare questo tocco e come avremmo potuto trattarlo? Ritorno sul daily. Ok? Allora, io che cosa faccio per sapere in questo stato qui, in questo momento della neckline, come si trovano i volumi? Che faccio? Vado nel passato, metto il mio indicatore è già impostato nel grafico, quindi quando io metto un cubo, un quadrato di questi, lui me lo inserisce direttamente, ok? Dentro al cubo. Che succede? Guardate questi picchi, guardate questo, ok? È quello più grande, no? Ed è qui che si è svolta la battaglia più grande. Per chi di voi era nel webinar per quanto riguarda la high frequency trading, questi sono i lavori che fanno loro. Cioè è lì che viene svolta la battaglia più grande. E adesso mettendo una linea e riportandolo fino ad oggi, andiamo a vedere come si è comportato vicino a questa linea. Come potete vedere, lui ha fatto un retest proprio sul POC più grande. Il POC si intende point of control, punto di controllo. Ok? È quello, è l'accumulo più grande del volume profile. Ed è quello che mi dà a me il segnale di entrata, ma non la neckline. La neckline, come vedete, era stata rimangiata dalla rossa, ma non il POC. Se fosse stato mangiato il POC anche, cioè la candela rossa finiva sotto, per me non era un segnale di entrata. Mentre io sono entrato, per esempio, e sono sicuro anche molti altri, anche i miei scorsisti fanno questa operazione con me ormai da molti anni, questo ingresso a noi, per noi era palese, nonostante la neckline non fosse stata confermata con la rossa, si entrava con questo tocco al POC. Poi, un'altra cosa che mi ha fatto sì che io potessi fare questa operazione è il fatto che al centro, tra questo accumulo e questo, vi è molto spazio, quindi carenza di volumi. Carenza di volumi significa che qui lui ha facile percorrenza. Ok? Per quanto riguarda il volume profile, quando ho utilizzato un volume profile, se voi vi trovate in degli stati dove vi è carenza di volumi, lì il prezzo ha più facile percorrenza. Perché? Perché i POC, questi accumuli, sono per il prezzo come dei muri, ossia ci sbatte facilmente e ha delle reazioni decise quando arriva a questi prezzi. A meno che non siamo in una fase di panico. Nel caso contrario, il prezzo ha percorrenza facile. Ok? Quindi questo era un segnale di ingresso. Un'altra cosa, togliendo adesso il volume profile, che era la mia seconda conferma oltre al cap and handle, un'altra conferma me la dà il trend che sta seguendo. Io quando traccio una trend line, oltre a quella classica, che è quella che prende i minimi assoluti, ok, perfetto, che però non mi dà il grado di percorrenza, cioè con che grado di pendenza il prezzo mi sta andando giù. Il grado di pendenza me lo dà i minimi non assoluti. E vi faccio vedere come. Questo è il grado di pendenza. Quando trovo più di una correlazione dei minimi, ok, questo è il mio grado di pendenza. Se io adesso mi provo a portare, mi copio questa trend line, me la rimetto sopra, okay, metto qui e poi una me la porto sopra, scusate, ho sbagliato, la metto dai massimi qua dove ci troviamo noi, ok, e unisco i punti che vanno a combaciare, ve lo faccio vedere, vedete ci sono più punti che vanno a combaciare, questa è una falsa rottura quindi non la considero. Dove va a rompere questa line, questa trend line geometrica, la chiamiamo? Esattamente lì dove era finito il nostro, dove erano finite le nostre candele. Questo per me è un segnale, un doppio segnale di ingresso.
perché finché è rimasto sotto questa trend line ha fatto candele con volumi bassi. Dopo quest'altra trend line guardate i volumi come sono cambiati. Lo vedete? Questa è per me un'ulteriore conferma per tradare un cup and handle. Ok? Quindi quando trovate un cup and handle non basta soltanto lui per poter entrare, ma bisogna andare a cercare altre correlazioni. Vi faccio vedere la stessa cosa anche sul DAX. Il DAX ha avuto in questo periodo un cup and handle sia daily, ci vediamo prima quello daily, sia sull'orario. Allora, ve lo faccio vedere, ve lo disegno un attimo se non è palese, anche se non è molto, non è regolare come quello euro-dollaro, però lo è. Ok, questo è il nostro cup and handle che vi era al DAX. Ora, per sapere se lui ha facile percorrenza anche qui, faccio esattamente come ho fatto prima. Mi vado ad analizzare i volumi in precedenza nell'area che lui andrà a percorrere. Che cosa succede? Abbasso un attimo il time frame perché siamo sul daily, 15 minuti non ci arrivano i dati, quindi 4 ore dovrebbe essere buono, esatto. Ok, guardate questo picco. Come vedete il prezzo si è fermato qui. E dove si è fermato? Ok? Non è un massimo questo, vedete che non è nei minimi dei dati precedenti, nei massimi, ma bensì si è fermato al POC, sempre per lo stesso motivo che vi enunciavo prima. Gli high frequency trading che qui hanno operato hanno sviluppato questi volumi iniettando al secondo intorno ai 5.000 ordini. Questo punto è fondamentale perché viene molto sentito dal prezzo. Non appena lui vi arriva qui, guardate che cosa fa, è quasi una Graveston. Ok? Come vedete ha un po' di corpo, leggermente, potrebbe essere più interpretata come una shooting star, però comunque appena ha sentito il tocco di questo POC, è come se si fosse scottato ed ha rigirato. Chiaro? Quindi questo cup and handle, se io l'avessi voluto tradare, sapevo che sopra avevo questo ostacolo. Non tutti sanno questo, ok? Quindi se voi andate a fare un trade che riguarda questi cup and handle, per esempio, e sopra avete un muro come questo, dovete stare attenti. Molti di voi queste cose magari non lo sanno, che si prendono un trade per quanto riguarda un cup and handle così e si trovano questo muro e hanno finito il percorso. Chiaro? Ecco, è arrivato. Tommaso, buonasera. Penso sia Tommaso, non so, o Samuel. Sei Tommaso? Salutiamo ovviamente Tommaso, penso sia presente. Ciao Tommaso. Eh sì, lui si riconosce subito dai commenti finti, però ci piace così, dai. Allora, dicevo appunto, per quanto riguarda il cup and handle, se andate a tradarlo, in questo caso il nostro stop loss, per quanto riguarda l'analisi tecnica basica, era sotto al minimo della manico, ok? Ora vi faccio un'analisi anche per quanto riguarda l'ingresso. Poniamo il caso che io usavo questo come take profit, questo come stop loss e l'ingresso alla rottura che era questo, magari non prendevo alla prima, che non mi sentivo magari sicuro, alla seconda entravo. Come vedete questa operazione non è delle migliori. Vi faccio vedere il risk reward di questa operazione. Questo è un calcolo di uno script che faccio io. Allora, prendo l'1% del capitale, che in questo caso sono 684 dollari. In questo caso il mio take profit sarebbe di 497, quindi di un risk reward di 0,73. Questa è un'operazione da scartare. Perché? Perché sono con un risk reward troppo basso, troppo rischioso per quanto riguarda un'operatività sicura. Ok, questo però me lo dà, l'aiuto mi è stato dato solo grazie a questo accumulo qui.
Ogni qualvolta voi vi trovate questi accumuli, dovete starci molto attenti perché sono dei muri. Okay? Ora, questo era il cap and handle che ho individuato per quanto riguarda il giornaliero. Se io volessi andare a vedere un time frame più basso, magari qualcuno non trada sul giornaliero, ma trada nell'intraday, ok? E allora il mio consiglio è di non andare sotto l'orario, perché poi diventa scalping. E là si parla di tutto un altro mondo. Mentre se tradiamo su un giornaliero un 4 ore o un orario, va piuttosto bene. L'altro cap and handle che si presenta qui è questo, per esempio. Lo faccio vedere. Questa è la tazza, questo è il manico. Ok? E faccio esattamente come prima. Che cosa mi trovo sopra quando andrà sopra? Perché si è fermato qua? Io lo so perché. Perché qui ci sono dei volumi. Ora abbasso il mio volume profile. Perché 4 ore è troppo lungo. È meno preciso. Così diventa più preciso. Guardate questa. Questo picco di accumuli è il motivo per cui la mia operazione qui avrebbe preso anche qui un muro. Okay? Questo vale non solo per cap and handle, per qualunque operazione voi andate a fare, andate ad analizzare la situazione, dovete sapere sopra che cosa io mi ritrovo. Dovete aver coscienza dei muri che io avrò con cui io avrò a che fare. Ora vi faccio vedere anche un altro modo di tradare un cap and handle. Allora, per chi era con me al webinar della High Frequency Trading, vi ho detto che quando ci sono degli accumuli, come in questo caso che ho evidenziato, grazie, per quanto riguarda questi accumuli, lo vedete? Ok, quello è operato dalle High Frequency Trading. Come vedete ha una D quasi molto accennata, perché tutti i volumi sono più o meno alla pari. Okay? Però se io mi vado a prendere i picchi, guardate i picchi che cosa fanno. Sono i nostri possibili futuri ingressi. Questo per esempio era il nostro possibile futuro ingresso. Ora ho preso solo questa parte qua. Se voglio vedere fino ad oggi, tolgo un attimo il volume profile e voglio vedere nella situazione di oggi che muri io mi posso trovare. Ok? Perfetto. Allora, innanzitutto, come potete vedere, quando c'è stato il crollo, che cosa ha fermato il prezzo? Vedete, adesso metto il mio volume profile prima del crollo, che c'è stato settimana scorsa, ok? Molti di noi, sia i miei corsisti che molti amici, abbiamo tradato questo crollo e io soprattutto ho aspettato che arrivasse qui, perché questo io che aspettavo, il rimbalzo al muro. Ok? Quindi questo è un nostro, questi muri, perché li chiamo muri, anche se qua come vedete l'ha rotto decisamente. Allora Roberto, a seconda della situazione di mercato, in questo caso come vedi siamo in fase di lateralità, no? Lo vedi? Quindi vado a evidenziare tutta la parte. Per quanto riguarda le fasi di trend, ci sono altre strategie. Allora queste sono strategie che ho sviluppato io ragazzi, proprio perché io ero dalla parte opposta della moneta, cioè so che cosa sviluppa questi volumi. Quando si sviluppano questi volumi, qui dentro ci sono una quantità tale di ordini che magari hanno fatto salire il prezzo, che al momento in cui viene toccato, il prezzo fa fatica a rompere. Questo è stato rotto perché è stato canalizzato dall'alto. Canalizzato che significa? Che al momento in cui, vado più vicino, al momento in cui qui, ha accumulato, ha fatto questo test e spalle, lo vedete? Questo test e spalle, al momento in cui ha rotto questo volume, lui è partito perché qui vi è stato un accumulo di volumi tali da spingerlo a rompere questo. Però una volta
Vi faccio un esempio stupido. Mettiamo il caso che abbia un camion, un muro per esempio di cartongesso lo rompo facilmente, ma al momento in cui arrivo poi ad altri muri inizio a far fatica, inizio si rompe il mio camion e quindi perdo di forza. Questo è quello che succede quando lui ha a che fare con questi volumi. Quindi al momento in cui ha rotto questo, io ero pronto qua sotto, sia su questo volume, sia su questo livello, sia su questo livello. Ed è qui che noi si entra, ok? Non nel momento di panico, perché nel momento di panico che cosa fanno i retail? Comprano, perché pensano che poi l'impulso finisce e tutti quanti prendono i stop loss. E quegli stop loss sono il motivo per cui arriva qua giù. Perché purtroppo il retail, il trader retail classico, generalmente quando si ritrova a dei momenti di impulso, che cosa fa? Li va contro. Ed è lì che si fa male. Ok? Invece, se voi vi allontanate un po' dalla situazione che si presenta e andate a guardare che cosa lui trova sul suo percorso, è lì che decidete poi dove entrare. Chiaro? Allora, scusate, sono uscito un po' fuori topic del cap and handle, però per farvi capire come sfruttare il volume profile sia per il cap and handle che per tutte le altre situazioni che vi si presentano. Ora vi faccio vedere, per esempio, invece, vado sulla MetaTrader, perché ve l'ho già disegnato, quanto riguarda, scusate, non la MetaTrader, sulla TradingView, un cap and handle rovesciato. Okay. Che cosa succede, oppure quali sono i casi che mi si presentano? Costantino, non lo so se lo stai registrando te. Sì, è registrato. Domani lo mettiamo nel canale YouTube TopFX Italia. Perfetto. Ok, Alex, sì, come hai sentito, è registrato. Allora, zoom un po' qua. Non è a livello daily, ma a livello orario, il nostro cap and handle. Scusate, no, ho sbagliato cross, era AUD e NZD. Ok. Ecco qua. Ok, ve ne ho già disegnati due. Ora vi faccio vedere due cap and handle non confermati, che vuol dire che non hanno preso il percorso che l'analisi tecnica ci dice. L'analisi tecnica, questo come vedete è un cap and handle rovesciato, ci dice che alla rottura che c'è stata si entrerebbe nella direzione della rottura, del cap and handle, scusate, rovesciato. Perché qui non si entrava? Per lo stesso motivo che vi ho detto prima, anche TradingView ha il suo volume profile, lo metto nella congestione prima. Per quanto riguarda TradingView dovete impostarlo a tick per riga per avere una accuratezza maggiore. Ed ecco il motivo per cui qua non si entrava. Ok, come vedete il prezzo non è neanche arrivato al POC, questo è il point of control, punto di controllo. Ok, se una persona qui volesse entrare al cap and handle, avrebbe potuto entrare, secondo l'analisi tecnica, a questa candela, perché ha chiuso sotto alla neckline, ok? Mentre io, che utilizzo il volume profile, non sarei mai entrato se lui non avesse rotto anche questa. Quando voi trovate un pattern, andate a cercare altre conferme per poter entrare a quel pattern. Non vi basta il pattern per poter operare, ragazzi, questo lo dico a tutti quanti quelli che appena trovano un pattern armonico, lo vedono, prendono e entrano. Non funziona così l'operatività di un professionista, ragazzi. Voi dovete trovare più correlazioni per poter entrare. In questo caso, questo cap and handle non è confermato, nonostante la neckline sia stata rotta. Chiaro? Perché? Perché non ha avuto neanche la forza di rompere questo POC. Ok, questa è la forza che vi dà il volume profile, perché come vi ho detto in precedenza, negli accumuli è lì che si svolge la partita. Quando ci sono i rally,
lì siamo noi che operiamo, siamo noi che compriamo ai massimi e vendiamo ai minimi. Chiaro? Quindi questo, i rally, sono opera nostra. Tutto ciò che lo fa scaturire, invece, sono gli istituzionali. Ricordatevi che sono loro che muovono il prezzo. Noi non contiamo niente. Noi siamo solo i pesciolini che possiamo andare a mangiare, i pezzettini che loro lasciano in giro. Qui ho trovato un altro cappenendolo, questo anche non è confermato, questo si poteva intuire che non era tradabile, proprio perché la candela successiva alla neckline aveva comunque chiuso sopra. Ok? Quindi questo è un altro dei casi che abbiamo trovato. Poi abbiamo anche, per quanto riguarda, vi faccio vedere Amazon, adesso andiamo a parlare un attimo delle candele, dei pattern. Vi faccio vedere Amazon, che conoscete tutti, ho cercato di prendere azioni che conoscete un po' tutti per darvi un'idea. Lo mettiamo a livello daily. Ok, vi ho già evidenziato una Dragonfly o quasi Hammer, perché ha un po' di corpo ce l'ha. Lo vedete? Ok. Questa è solo una conferma per quanto riguarda il trend rialzista che già Amazon. Innanzitutto, a prescindere, io sono un longista, quindi per me long forever, chi mi conosce lo sa, perché se solamente, giusto per farvi capire, andate a vedere il Nasdaq, se voi vi foste messi long su qualunque punto del Nasdaq, sareste in profitto oggi, ovunque. Ok? Quindi se operate sull'americano, e ve lo consiglio, avrete molte più possibilità. Bravissimo, Sam. Vega forever. Allora, parlavo di Amazon. Vi stavo mostrando una candela dell'argomento di oggi. Questa è una Dragonfly, che è il contrario di una Graviscon. Perché questa qua per me è una ottima conferma di ingresso, di un ulteriore ingresso, se qualcuno si è perso magari un ingresso qui sul Nasdaq, sempre grazie al volume profile. Che cosa faccio? Mi vado ad analizzare la congestione attuale, ok? Mi ricordo di mettere tick per riga sotto il review, e guardate come si chiude il POC esattamente sull'apertura-chiusura. Questo è un forte segnale di ingresso long. Ok? Quindi, se vi trovate in una situazione di congestione e una candela vi fa una cosa del genere su un POC, quello è un segnale deciso long. Ok? Ovviamente, per quanto riguarda Dragonfire, è long. Se fosse stata una Graviscon, era short. Ok? Andiamo a vederci adesso un altro caso. Scusa, Costantino, ti lascio. Mi avevi detto che a metà dell'opera volevi dire due parole, giusto? Sì, quando vuoi tu. Sì, sono le 10, quindi se vuoi, abbiamo fatto metà, quindi se perfetto, vuoi. Perfetto, va bene, dai, faccio una breve presentazione di TopFX, se puoi rendermi host, così posso condividere lo schermo. Okay. Arrivato? Sì, prendo il controllo del monitor. Vedete le mie slides? Perfetto. Allora, per chi si fosse collegato dopo, mi presento, io sono Costantino Zenono, sono il responsabile di TopFX per quanto riguarda il mercato italiano. Allora, TopFX, il broker dei broker, come l'ho chiamato, perché non siamo un semplice broker CFD, ma siamo un prime broker e fornitore di liquidità, cioè siamo noi a dare ai broker gli strumenti tradabili, i prezzi che vedete nelle loro piattaforme. Dunque siamo noi a ricevere i volumi dei loro clienti, i trades dei loro clienti. Ovviamente non siamo l'ultima parte del mercato, anche noi ci appoggiamo a istituzioni finanziarie, però ha dei vantaggi importanti poter tradare su un prime broker, non sono tanti a permettere il trading ai clienti al dettaglio e professionali. L'azienda è stata fondata nel 2010 e ha la sede principale in Cipro, Limassol.
Siamo regolamentati dalla SAISEC, l'ente regolatore cipriota, di conseguenza siamo autorizzati ad operare e siamo registrati presso tutte le autorità di regolamentazione europee. Abbiamo anche una licenza FSA, ovvero Seychelles, che ci consente dunque di offrire leva superiore a 30. Sicurezza dei fondi, secondo aspetto che andiamo a valutare in un broker prima di sceglierlo. Topefax mantiene importanti canoni di sicurezza. I soldi dei clienti sono mantenuti in conti segregati, quindi al di fuori del bilancio societario, presso la Barclays Bank di Londra, una delle principali banche a livello mondiale. Offriamo la protezione anche del saldo negativo, quindi ciascun conto che avete su Topefax è protetto da questo inconveniente, cioè se il vostro conto va sotto zero è Topefax a coprire tale saldo negativo. Non vi troverete mai dunque debitori verso il broker. Partecipiamo ovviamente anche al fondo di compensazione per gli investitori come previsto dal nostro regolatore. Come clienti non abbiamo solo clienti al dettaglio professionali, ma essendo prime broker abbiamo anche altri broker, istituzioni finanziarie, fondi, piccole banche, clienti istituzionali. Ai clienti istituzionali offriamo principalmente due servizi. Dovete sapere che parte del gruppo di Topefax c'è anche la società che produce la piattaforma C-Trader, Spotware. Quindi il nostro principale servizio è la soluzione tutto in uno, dove andiamo ad offrire la loro piattaforma, la C-Trader, con la nostra liquidità. Soluzione tutto in uno perché di base un broker cosa serve principalmente? La piattaforma e la liquidità. In alternativa, come secondo servizio che offriamo, la nostra liquidità che si può agganciare, chiedo scusa, a qualunque piattaforma. Allora, andiamo a vedere le condizioni per i clienti al dettaglio. Abbiamo due piattaforme, la MetaTrader 4 e la C-Trader. Con Topefax potete tradare oltre sette classi di asset, tra cui troviamo Forex, metalli, energie, indici, azioni, ETF, criptovalute. Il numero di strumenti tradabili supera i 1000. I nostri spread sono ottimi, interbancari da 0,0 pips, e il nostro lavoro è essere fornitore di liquidità, quindi vantiamo condizioni importanti. Le commissioni sono ridotte, pari a 5,5 euro lotto round trip su Forex, metalli ed energie. Non ci sono costi di commissione sulle altre classi di asset. Abbiamo anche una particolarità, i microlotti sugli indici, lo 0,01, pari a un centesimo a punto. Parliamo ovviamente di CFD cash senza scadenza. La nostra esecuzione è ultra veloce a mercato, non prevediamo un deposito minimo, potete provare anche con poco. Depositi e prelievi sono gratuiti, abbiamo assistenza in italiano 24 su 7, offriamo anche servizio di PAM e copy trading con oltre 500 strategie disponibili. Una cosa molto importante che vanta Topefax è i servizi che offre ai propri clienti. Topefax da sempre, come politica, diciamo, aziendale, ha scelto di offrire dei vantaggi ai propri clienti, prendendo in considerazione qual è il vero problema di questo settore, dove l'85% in media perde denaro, perché c'è carenza di formazione e educazione finanziaria. Ecco perché anche cerchiamo e facciamo settimanalmente webinar con rinomati esperti del settore, come anche questa sera, e abbiamo tra i nostri partner alcuni servizi formativi. Abbiamo MQL Suite, che vi offre una serie di tools e indicatori professionali per MT4 e C-Trader, oltre a un servizio di analisi quotidiano. Abbiamo anche Trading Room Roma, un'importante scuola di formazione, grazie alla quale offriamo ai nostri clienti sia il servizio di Live Trading Room che corsi formativi serali. Andiamo dunque a vedere in dettaglio i nostri clienti cosa possono beneficiare grazie ai nostri partner in modo assolutamente gratuito. Quotidianamente, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9, dalle 19:30 alle 20:30, Live Trading Room dalla dottoressa Manuela Negro di Trading Room Roma. 3 sere alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20:30 alle 21:30, corso formativo suddiviso in moduli. Quindi abbiamo fatto il modulo beginner, adesso c'è il modulo professional, seguirà il modulo advanced, 6 mesi di formazione, un programma che abbiamo chiamato un tutor per te, perché di base vi mettiamo a vostra disposizione per 13 ore alla settimana la dottoressa Manuela Negro di Trading Room Roma, un percorso iniziato il 29 giugno che terminerà il 31 dicembre. Parliamo sempre di servizi
online in tempo reale, dove sono disponibili anche le registrazioni. E infine, come detto prima, i fantastici tools di MQL Suite che vi consentono di tradare in modo professionale, ma al contempo semplice ed efficace, sia su MT4 che CTrader, le nostre due piattaforme. Vi lascio i miei contatti, chi mi volesse contattare per maggiori informazioni, quindi la mia mail czanon@fx.com, mio contatto Telegram, Skype e il mio numero anche di cellulare. Vi invito a seguirci sui social, soprattutto nel nostro canale Telegram TopFX Prime, un canale molto numeroso dove quotidianamente potete beneficiare gratuitamente di analisi di MQL Suite, inviti a webinar, live trading room, tantissimo contenuto formativo, poca pubblicità, la nostra pagina e gruppo Facebook e il canale YouTube TopFX Italia, dove trovate le registrazioni di quasi un centinaio di webinar che abbiamo già fatti con i principali esperti del settore, tra cui domani troverete anche il webinar di questa sera. Vi ringrazio per la vostra attenzione, lascio ora di nuovo la parola a Massimo per la seconda parte di questo webinar. Grazie Massimo. Grazie a te Costantino. Ti rendo di nuovo host. Sì. Allora. Fatto.